Benvenuti a questa decima giornata di andata tra il Fassi Albino e Castel Carugate. Benvenuti al palazzetto di Torre Boldone, al Pala Raffa, dove ormai è tutto pronto, le ragazze stanno finendo il loro riscaldamento. Sarà una partita alquanto combattuta. Ricordiamo Fassi reduce da un'ultima sconfitta sul campo della Geas in battuta. Invece Castel Carugate, che purtroppo ha vinto solo una gara in tutto il campionato finora, ma anche una gara in meno con Alghero. Sono ovviamente qui questa sera, farò la telecronaca da solo, Marco Blasizza non ci sarà domenica, mi sostituirà. Sono vicino a Laura Fomagalli, che ovviamente saluta tutti. Abbiamo il quintetto 17 Albano, 20 Scarsi. Poi abbiamo il 10 Carlotta Picco, con il numero 12 Rossi Laura, e ultima, non per importanza ma per altezza, Diotti Francesca. Tutto pronto al Pala Raffa, Pala 2. Tutto abbiamo seguito fino all'ultimo la partita tra Selargius e Scrivia, e Selargius ha battuto Scrivia su 65-54, risultato direi abbastanza importante ai fini della classifica. Intanto è cominciata la gara, la palla è finita tra le mani della squadra di casa, con Serena Marulli che prova il tiro da due, il ferro dice di no e sarà un fondo per la squadra in maglia rossa questa sera. Diotti, pressione alta già da parte di coach Tibiel, che la chiede ad alta voce. Scarsi che lascia le mani di Rossi. Rossi cerca il blocco proprio di Scarsi, sempre Rossi, un pick and roll con il tiro da 6, scusate, l'1-2 con Scarsi, non va, e poi c'è stato un tiro direttamente sulla tabella da parte di Diotti. Niente da fare, Lussana prova l'1 contro 1, poi scarica, preferisce De Vincenzi, il tiro è da 2, la palla non va. Grande recupero di Serena Marulli, che riprende il pallone, il tiro ancora dalla stessa pattonella proprio di Simona De Vincenzi, contropiede lungo da parte di Carugate, 2 punti per Marta Scarsi, no scusate, Carlotta Picco, 2 punti per lei, primi 2 punti della gara. Già passati quasi 2 minuti di questo primissimo periodo. Di Vincenzi vuole Lussana sulla sinistra dell'area, ancora Selene, prova un tiro, non va anche questa volta, già un 0 su 3 da 2 per Albino, che ritorna in questo momento in difesa. Palla sotto, facile facile, l'uno contro uno, l'uno contro due, da parte proprio di Diotti, niente da fare, prende il rimbalzo, ancora lei, scarica, va per Picco, va l'uno contro uno, si spiantona contro la giocatrice di Bergamasca. C'è stato un tocco proprio da parte di Chiara Lussana, la palla esce e sarà rimessa dal fondo. 8 secondi sul chilometro dei 24, a accelerare l'azione la squadra ospite. Il tiro è da 3 e va tripla di Albano, 5-0 dice il tabellone. Da De Vincenzi, guarda, non c'è taglio, adesso viene il taglio di Birolini, però la palla gira sulla linea dell'area. Marulli, uno contro uno, si ferma, vede Birolini, allora prendendo il tempo proprio a Picco, segna il primo canestro per Albino. Tiro da 2, lancio lungo, Picco lotta un po' con la palla, allora la palla va a Rossi, chiama schema, ragazze di Albino schierate in difesa a uomo, gioco di 1-1, 1-2 tra Scarsi e Diotti. Niente da fare, il tiro che si ferma sul secondo ferro, riparte allora tutte quelle che ci sono state finora in stagione. E ricordiamo anche la bellissima prestazione che ha fatto a Milano, proprio come miglior realizzatrice.
6 secondi sul cronometro di 24 con Albino che attacca. Allora c'è Chiara Lusana che va e prende un fallo. Brava Chiara, subisce il fallo da parte di Rossi. Coach Re non è molto convinto del fischio, probabilmente chiedeva un fischio, il fallo in attacco. Poteva anche starci, il braccio di Chiara è stata abbastanza larga. A mio avviso c'è stato però il fallo prima della difesa. Chiara Lusana, bravissima Chiara che prende il blocco da parte di Marulli. La stoppata fuori, proprio Manzini va fino in fondo, viene fischiata l'infrazione di 24 secondi. Più rapide ragazze, più rapide e cattive. Fischiato il 24 secondi, punteggio ricordiamo 2 a 9, quando mancano 4 minuti e 54. 2 minuti, 26, 25, 24. Passaggio, lob lungo, Valente va a scontrarsi con l'avversaria, lancio lungo, il cambio completamente di aria, il tiro da tre da parte di Picco, rimane però in attacco ancora Carugate con un rimbalzo in attacco e la conclusione non va, e allora c'è Silva che tenta di aumentare il ritmo, passaggio sotto va per Serena Marulli che decide di non andare verso canestro, la palla è fuori, il tiro da tre non va, rimbalzo, Valente si butta sulla palla, bravissima Manuela Valente. Palla 2, la freccia ci dice che la palla rimane nelle mani Carugate, nella squadra in maglia rossa. Viene chiamata una semizona, che è zona direi a tutti gli effetti. Ecco, palla recuperata da parte di Lusana, è stato fischiato un fallo antisportivo da parte della giocatrice numero 10, Carlotta Picco. Saranno 2 tiri liberi. Più il possesso di palla, è chiamato il time out da coach Re. La tripla, si può dire che la tripla di Manzini, questo tentativo di contropiede fermato con un fallo antisportivo, sta aiutando a Albino a tentare di cercare quelle certezze che nei primissimi minuti non ha trovato e non c'erano. Coach Stibiel, infatti vediamo energico sulla sua panchina proprio perché probabilmente pensava che le ragazze ci mettessero la testa fin dal primo minuto. Così non è stato. Secondo me c'è un principio di sveglia. Carugate bravissime veramente fino a questo punto, pochi errori. C'è stato probabilmente forse un paio di palle recuperate da Albino, meritatamente da Albino, quindi non sono stati errori da parte di Carugate. È stato veramente un inizio super, ci stanno mettendo veramente grinta e cuore. Vai Lunetta, Linda, Manzini con la squadra ospite in bonus. Palla recuperata da parte di Lusana, bravissima qui Lusana che si tuffa sulla palla. Silva trattiene la palla, sa che con una palla a due sarà palla Albino, potrà concludere con questi 19 secondi rimanenti sul tabellone per trovare la via del canestro. Silva lascia la palla a Manzini, cerca la capitana, aggressivissima Chiara Lusana in questo primissimo periodo, bel tiro dalla mattonella, Silva non sbaglia, 7 secondi, 6 Diotti va, il tiro da tre, tabella Canè, il ferro scusate, la palla esce. Si conclude sul 9 a 11. Sicuramente ne vedremo delle belle, dato non solo il punteggio ma il gioco che ci hanno presentato le lo sappiamo. Ragazze. C'è un giro anche di giocatrici sicuramente inferiore rispetto a quello di Albino, proprio come detto precedentemente per colpa degli infortuni. Intanto è ricominciata la partita, è iniziato col secondo periodo. Per chi si dovesse essere collegato in questo momento sul canale YouTube della Lega Basket femminile,
Punteggio su 9-11 per Carugate, che veramente ha intrapreso un ottimo periodo con vivacità e grande attenzione, ed è ripartita allo stesso identico modo. Ho visto qui un 1-2 molto molto interessante, che purtroppo non è andata a buon fine per la squadra ospite. Ma seguiamo l'attacco di Albino, bella palla sotto da parte di Lussana per Valente, che porta al pareggio la squadra bergamasca. Segnaliamo un altro piccolo dato statistico, ai nostri telespettatori piace: ben 8 palle recuperate da parte di Albino nel primo periodo, quindi direi che c'è stato, come dicevamo, una forza difensiva non indifferente. Palla 2 fischiata, la freccia dice per la squadra in maglia bianca, si posiziona sulla linea di fondo proprio Chiara Lussana, capitana. Blocco di Silva che esce, Panseri va fino in fondo, no, scarica proprio per Manzini, prova il tiro da 3, Linda Manzini da 3, sorpasso Albino 14-11. Chiamata inizialmente una zona, invece no, sono a uomo le nostre ragazze, il taglio sotto, lo scarico da parte di Chiotti, scarico ancora sotto proprio per lei, c'è lo scarico invece fuori questa volta da parte di Picco, buon tiro, viene preso il rimbalzo offensivo da parte di Scarsi, la palla però esce e torna in campo, Di Vincenzi, ed esce Panseri. Cambio, primissimo cambio anche in casa Carugate, entra Denti, Martina, classe 98 anche lei, ed esce il numero 12 Laura Rossi. Da Manzini, cabina di regia, sfrutta il blocco, bella palla sotto per Valente che si schianta contro il braccio proprio di Ghiotti. 13 secondi sul cronometro dei 24. Silva alla rimessa per Manzini, giro palla, Lussana aspetta Silva con l'attacco, poi c'è lo scarico per Simona De Vincenzi, il tiro quasi sulla sirena, Simona De Vincenzi, 2 punti per lei, bravissima in questo tiro. Scambio di marcature, perde Manzini, Ghiotti che mette a segno altri 2 punti, 16-13, bel ritmo, la partita si è accesa, la miccia era già calda, ma la partita adesso si è accesa. Valente, ma per De Vincenzi lo scarico lungo, poi c'è Manzini, il tiro da 3, c'è il 9 primo 0, De Vincenzi va sulla palla, si scontra contro Scarsi che è più grande, è più fisicata, e a quel punto c'è l'intenzione dei passi, ottimo fischio da parte del primo arbitro. Cambio, altro cambio sulla, tra le file del Fassi Albino. Fischio da parte di Picco. Su Picco, scusate, il fallo di De Vincenzi. Esce Linda Manzini. Rientra Chiara Lussana. Coach Tibiel vuole che De Vincenzi tenga l'avversaria di Lussana, uno scambio di giocatrici, rimbalzo da parte di Birolini che lascia la palla in mano a Lussana, vuole adesso Valente che le porta proprio il blocco, blocco portato su Rossi, il tiro da 2 da parte di Marulli, pressione alta proprio di Birolini che insegue Rossi, supera la metà campo, lo scarico per Picco, allora c'è Polato, lo scarico ancora per Picco, la palla sotto Scarsi che sta facendo un ottimo lavoro sotto al canestro, brava brava, e coach Stibiel chiama time out. 20-16 il punteggio, 4 minuti e 52
sul cronometro. Palaraffa di Torre Boldone, provincia di Bergamo. Belle fiammate in questo secondo periodo. Carugate nei primi minuti si è seduta leggermente. Bella la ripartenza di Albino, che ha recuperato, addirittura superato anche in punteggio Carugate. Purtroppo in questi ultimi due minuti Albino ha ritrovato i problemi affrontati proprio nel primo periodo, e invece Carugate sta tornando ad avere un minimo di sicurezza. La partita è molto lunga, poi con i cambi continui di Coach Stibiel, che continua a mescolare le carte anche agli occhi di coach Paolo Re. Mi piacerebbe veramente chiedere a Marco cosa ne pensa di questo continuo cambio, magari potrebbe essere un suggerimento per le sue prossime gare con le squadre, con le sue squadre. Palla sotto Valente, la presa di Vicenzi, c'è una zona, semizona, zona da parte di Carugate, blocco da parte di Marulli, è un ibrido, bello resto tiro da parte di Marulli, che fa un altro canestro. Marulli questa sera uno dietro l'altro, veramente ha fatto una prima parte di inizio, secondo periodo ottimo. E qui c'è un'altra palla recuperata per una frazione di passi da parte di Albano, e Albino comincia la manovra offensiva con Lussana che va fino in fondo, appoggia, si schianta fra tre giocatrici. Allora c'è Rossi che prova sul lato sinistro, vede il taglio, ottimo taglio di Polano che prova l'uno contro uno, no, va al sottoscarico per Scarsi, il canestro non è valido, il fallo è stato fischiato precedentemente al tentativo di conclusione. Coach Stibiel richiama proprio la lunga, 4 falli a 0 per Albino. Il Lunetta, Marta Scarsi, il primo non va. Il secondo, 22-17. Manzini sotto Marulli, ancora Manzini, uno contro uno contro Scarsi, lo scarico fuori per De Vincenzi, bravissima Simona De Vincenzi che si butta sulla palla, tenta di strappare il pallone dalle mani da Scarsi. Senza paura Simona De Vincenzi. Time out da parte di coach Re. Albino fino adesso sta facendo vedere di essere padrona della gara, qualche svista dal punto di vista difensivo, ma quando si tratta di attaccare senza dubbio sono concise, decise, e soprattutto arrivano al canestro, che non è niente male. 24-17, punteggio 1 minuto 38. Sicuramente il punteggio non fa felice coach Stibiel, dovrebbe essere più avanti, è stato abbastanza sfortunato al tiro, ma ha trovato senza dubbio un grande Carugate in questi due periodi. Ricordiamo ovviamente anche gli appuntamenti, riguardano entrambe le squadre. Ricordiamo che Albino giocherà proprio settimana prossima con domenica prossima, 11 dicembre, in casa
contro una delle squadre sarde, la Sugica, la Virtus Cagliari, alle ore 16:30, non alle ore 17:30 come invece era stato deciso. Quindi un'ora prima, 16:30, per chi poi andrà a seguire la nostra telecronaca, ricordo che ci sarà Marco Brasizza, non solo al commento tecnico ma anche proprio alla telecronaca. Per quanto riguarda invece Carugate, giocherà in casa il 10 sabato sera contro Bolzano alle ore 20:30. 24-19 punteggio, bel canestro appena segnato dalla squadra in maglia rossa, e qui c'è stato un fallo da parte dei Diotti, primo fallo per lei, il terzo è di squadra. Messa, Manzini va per Silva, cerca ancora Manzini, allora c'è il blocco di Marulli, si apre un pick and roll, vuole pick and roll, gioco sotto, no, il tiro da tre va, grande di Vincenzi, pronta, chiude purtroppo il palleggio, poteva con una finta magari andare sul fondo, niente da fare, allora c'è Manzini, ci aspetta, uno contro uno, infrazione di passi, fischiato proprio a Linda Manzini. Richiamato l'allenatore coach Stibiel per proteste, cambio, le file inghine, entra la numero 10 Picco al posto di Beccaria, che ha fatto vedere una pallacanestro finora sufficiente, probabilmente non al 100%, tiro dal lato da parte di Diotti, niente da fare, c'è la differenza di due secondi con il tabellone dei 24. Panseri prova la finta, va sul destro, si tuffano entrambe le giocatrici, brava Panseri che prende la palla, si tuffa come una giocatrice di rugby quasi, il tiro da tre di Manzini, niente da fare, il rimbalzo c'è, Silva, 26-19, e si conclude qui il secondo periodo, probabilmente un fallo sotto, non fischiato, il canestro è quello che vale di più. Riassumiamo molto rapidamente il 26-19 di questi due primi periodi, ricordiamo tra Fassi Albino e Castel Carugate, è stata veramente i primi due quarti molto molto divertenti, molto piacevoli, con fiammate da parte di Albino e delle fiammate da parte di Carugate, un'ottima resistenza dalla parte della squadra ospite, però non ha fatto sicuramente neanche attendere troppo tardi i canestri. Tutto da giocare nel secondo tempo, ricordiamo il punteggio è soltanto una differenza di soli 7 punti, quindi noi vi aspettiamo per il secondo tempo tra qualche minuto. Ed eccoci ricollegati dal palazzetto di Torre Boldone, dove la partita tra Edelweiss, Fassi Albino e Castel Carugate è ricominciata da pochissimi secondi con un canestro di Elisa Silva. Pronti via, canestro da due di Silva. Carugate ora con Albano, passaggio fuori per Rossi, cerca il blocco per Scarsi, che ha fatto tutto due primi periodi veramente ottimi, ricordiamo addirittura 9 punti, 8 rimbalzi per lei e 2 assist. Stoppata Manuela Valente, giustamente come ci suggerisce coach Stibiel, una finta palleggio ed era sotto canestro, ma intanto si è guadagnata una rimessa dal fondo gestita proprio da Chiara Lussana, che va per Manuela Valente, passaggio sotto per Manzini, in punta decide ancora per Chiara Lussana, 6-5 secondi sul chilometro 24, De Vincenzi prova il tiro, non va purtroppo, ma c'è il rimbalzo offensivo, grand gioco di rapidità
De Vincenzi, Silva e Valente, canestro due punti, ragazze di coach Stibiel, sono partite alla grande in questo terzo periodo. Vediamo intanto il tiro completamente fuori posizione da parte di Albano, la palla non entra, il passaggio sotto per Valente da parte di Manzini e niente da fare, la palla finisce sul fondo, colpisce la testa di Valente, viene chiamato il time out da coach Re. Prima ho accennato la piccola statistica su Marta Scarsi, possiamo dire invece che in casa Albino Linda Manzini senza dubbio ha fatto molto bene con 8 punti. Dalla sua, altro dato abbastanza interessante sono i 6 rimbalzi offensivi portati a casa da parte di Albino, i 7 rimbalzi offensivi portati a casa da Carugate, e invece le palle recuperate sono diverse proprio da Albino nell'ultima parte di secondo periodo. Queste ovviamente sono statistiche conclusione del secondo periodo, direi poco aggiornati in quanto il terzo periodo è iniziato soltanto da 2 minuti. Rossi tenta il passaggio in mezzo, viene recuperata la palla proprio da Manzini, il ribaltamento va per Silva che pensa di andare da Valente, allora c'è ancora Manzini, sono in due in mezzo all'area, lo scarico fuori per Lussana, pensa il tiro da tre, lo prende, non va, il rimbalzo a una mano sola da parte di Rossi, palla a due tra Valente e Picco per la poca cattiveria. Scarsi sotto canestro, sposta tutti, fischiato il fallo a Simona De Vincenzi sul movimento propositivo da parte di Scarsi. Come già ripetuto in precedenza, sicuramente la migliore tra le file di Carugate. Il primo non va. Va invece secondo, 1-2. Chiaro Sana vede De Vincenzi liberissima sulla sinistra. Sotto c'è Valente che chiede palla insistentemente, non prende però il pallone, ottimo l'anticipo da parte di Albano, il contropiede facile facile da parte di Picco. 30-22, 5 minuti e 30 secondi questo preciso istante sul cronometro. Allora c'è Chiara Lussana che giustamente subisce un fallo di hand checking da parte di Diotti, secondo fallo personale, il secondo anche di squadra, ricordiamo che invece Albino ne ha fatti 3. L'arbitro richiama Valente e Albano probabilmente per qualche spinta di troppo o qualche parola di troppo, lotta direi tra titani, due ragazze fisicamente veramente messe bene. Marulli sola da tre, non ci pensa due volte e non ci pensa neanche due volte Valente a prendere la palla, viene fischiato fallo in attacco da parte di Valente. È stato fischiato veramente una gomitata o un tentativo di gomitata. La palla però rimane in mano di Carugate, attacco di Albano. Marulli probabilmente abbraccia da dietro, il metro in questo momento è cambiato, probabilmente perché è cambiato anche il ritmo della gara, più fischi, più mani addosso. Cambio
esce proprio Francesca Diotti ed è ritornata Denti. Vanno in lunetta, va il primo. Va anche il secondo, 2 su 2 per Cecilia. Zona per Carugate. Zona zonissima, 2-3. Di Vincenzi va sotto per Marulli. Guarda dov'è, Scarsi. Scarsi. Va sotto il passaggio per Lussana, Marulli. Ancora lei, passaggio fuori, Lussana, Valente. Lussana fa un palleggio, arresto e tiro. Non va. La palla torna tra le mani Carugate, che può impostare la propria azione d'attacco. Rossi viene contrastata da Lussana, ottimo il tocco sul pallone, giustissimo a lasciar correre, tiro tentato, niente da fare, riparte Chiara Lussana, fallo di Rossi, spinta su Chiara Lussana, cambio, esce Simona De Vincenzi. E ancora una volta coach Stibiel preferisce tenere in campo un quintetto alto, dato probabilmente anche dalla difesa a zona che è stata decisa da coach Re. Silva, Valente, Marulli senza dubbio, ma anche Lussana che è una guardia, ricordiamo, e Manzini che è guardia pura. Fischietto fallo, saranno due tiri liberi per lei. Mini time out per Manzini e Birolini, richiamate da coach Stibiel. Non va il primo per Serena Marulli. Va invece il secondo, 34-28, minuto e mezzo la conclusione. Denti torna indietro, allora va da picco ancora Denti, prova il tiro da tre, Valente arriva da dietro, sposta l'avversaria, Scarsi, allora c'è Valente sotto, fischiato fallo sempre da a Scarsi, che mette le mani addosso sulla schiena, coach Re arrabbiato perché dopo il terzo fischio fatto probabilmente le mani poteva toglierle. Valente in lunetta, altro mini time out per Birolini, sono non inquadrate in questo momento, lo diciamo noi. Valente, bravissima Manuela. Marulli esce, torna in campo Alessia Panseri, esce Scarsi che quest'ultimo periodo non ha fatto vedere la stessa brillantezza dei primi due, e torna in campo Polato, che riceve proprio in questo momento palla, lo scarico fuori per Denti che prova il tiro da tre, però il canestro dice di no. Silva gira, cerca Birolini, eccola pronta Michela che porta palla sul lato sinistro, si accentra, decide, vuol tentare di trovare il taglio sotto, ecco Silva da sola, solissima, non va però sul tiro da tre, Valente litiga, prende palla, che litigio sotto canestro di Valente, è ottimo però perché la palla rimane ancora dal Albino, subisce anche fallo Silva. Brave le ragazze di Albino veramente a tentare di contrastare un Carugate che non molla un centimetro. Altro cambio, torna in campo Chiara Lussana, esce Linda Manzini, applausi per lei. Impressionante la cattiveria agonistica da parte di Manuela Valente sotto canestro, brava brava Elisa, sbaglia il primo, fa il secondo, però sta pian piano portando la sua squadra al più 10, siamo a più 9 in questo momento. Allora c'è
Gliotti che scarica il tiro, lasciata liberissima, per fortuna che Picco non prende neanche il ferro, e Albino riparte con Michele Virolini, unica play per adesso ancora attiva nelle file di Albino. Il tiro di Valente non va, cross, rimbalzo, Panseri prende il rimbalzo, finisce il tempo, sfortunata Alessia, bravissima sotto il canestro, sfortunata a non trovare il canestro. Si conclude in positivo il terzo quarto. Ancora doppia cifra a livello di punteggio per Manzini, 10 punti, ottima. Silva ha fatto vedere l'ottima pallacanestro insieme a Valente, si portano a ben 8 punti. Interessante veramente è i rimbalzi totali di De Vincenzi, sono addirittura 9, palle recuperate sono ben 17, un bel numero decisamente. In casa invece Carugate scarsi, come abbiamo detto è stata la migliore, anche se ha avuto una leggera ascesa nel tiro. Intanto un bellissimo canestro di Chiara Lussana da 2, ma proprio bello, bello arresto tiro, sposta l'avversaria e si libera per il tiro, 2 punti per lei. Come dicevo, scarsi anche per lei, 11 rimbalzi, quindi un'ottima cifra, anche 3 assist, direi che veramente fino adesso è la migliore giocatrice per Carugate. Tiro intanto da 2 per Denti, non va. E Chiara Lussana allora riparte sulla destra, va fino in fondo, lo scarico fuori per Michele Berolini, vede Silva, guarda il canestro, perché non tirare? Perché non tirare? Elisa Silva da 3, 42-28, non ci ha pensato un secondo Elisa. Si incastra, palla 2 fischiata giustamente, contesa tra Alessia Panseri e Francesca Diotti. Cambio tra le file di Carugate, torna in campo Rossi senza paura, perché lei ha fatto un'ottima partita fino adesso, senza dubbio è stata la play che ha portato avanti la squadra insieme a Diotti. I complimenti anche a questa ragazza. C'è un problema con i 24 secondi elevato dal primo arbitro, sistemato subito dagli ufficiali di campo. 12 secondi ci sono sul tabellone dei 24, rimessa dal fondo con Diotti, la palla in mano, prende il blocco di Polato, bella decisa sul blocco, il tiro da 3 di Albano. Tiro da 3, Carugate non molla, niente, neanche un centimetro, è lì, fiato sul collo, tanto fiato sul collo. Allora Panseri prova, poi Valente, andiamo alla da Lussana che prova il tiro da 3, non va, è tutto storto a destra, mentre la fa Panseri, bravissima, che riceve, prende il rimbalzo offensivo, viene fischiato il fuori, tocco di Elisa, non ha visto. Ha visto l'arbitro, allora si affida alla freccia. La freccia dice bianca. E coach Tibiel allora decide di togliere Michela Birolini e di reinserire Linda Manzini. Rimessa per Albino, ecco Chiara Lussana che va fino in fondo, bravissima, appoggia, subisce anche il fallo da parte di Rossi, di Laura Rossi, no scusate, di Diotti, scusatemi, di Diotti, e manda proprio Lussana in lunetta sul 42-31. 8 minuti, quindi tutto il quarto periodo da seguire in nostra compagnia.
una partita fin qui veramente un ottimo livello e soprattutto di un ottimo ritmo. Non si molla niente al Palaraffa di Torre Boldone. Picco chiude il palleggio, porta adesso il blocco per Albano, si ferma Albano, lascia la palla per Polato, lo scarico è fino in fondo, subisce il fallo e Costibile si arrabbia, non bisognava lasciare il corridoio sul fondo, ha ragione in questa occasione. Piccola svista da parte delle ragazze bergamasche. Cambio, torna De Vincenzi e torna Marta Scarsi. Buono il canestro, il tiro libero da parte di Rossi, va anche secondo, 2 su 2 per lei, 42 a 33. Manzini uno contro uno contro Picco, il tiro di Valente, 2 punti per lei. Si riprenderà con la rimessa dal fondo per Edelweiss, Vasse Albino. Tornata in campo Chiara Lussana. Problema nel tabellone con i 24. Eccoli, adesso recuperati. Non ancora. Ricordiamo intanto qualche risultato live con Geas che pareggia 53-53 quando siamo al 35esimo minuto contro Empoli, partita, lo sapevamo, al vertice, big match di questa giornata. Ponte Casa d'Aste 50-44 contro Orvieto e Bolzano sta vincendo invece di 2 punti 61-59 contro Costa Masnaga. Vedremo un po' come andrà a finire questo big match di alta classifica, ma intanto torniamo sul nostro parquet, parquet del Palaraffa di Torre Boldone. Valente che prende palla, palla 2, probabilmente saremo alla 12esima palla 2 della gara. Per chi per caso ci sta seguendo da poco, possiamo tranquillamente dire che è stata una gara veramente di lotta su ogni palla. Chiara Lusana fa un fallo apposta per fermare proprio l'azione, terzo fallo di squadra ed è anche il terzo per lei. Tutto sommato, per quanto riguarda i falli, le due squadre sono abbastanza tranquille. Sono state brave anche le ragazze di Coach Re, sapendo che tutto sommato quello che può essere il loro numero, dati i molti infortuni, sono state brave a gestire la quantità di falli. Il tiro intanto da tre da parte di Picco non va, palla viene recuperata dalla Fassi. Bel lancio lungo, cambio tutto, uccide così Manzini. Allora andiamo da Lussana, vede il passaggio sotto per Silva che si gira senza neanche guardare e ovviamente sulla palla c'è Simona De Vincenzi. Decimo, undicesimo rimbalzo per lei, bravissima Simona. La freccia tornata in mani di Albino ed ecco la risposta che volevamo. Chiara Lussana sul fondo, passaggio per Valente, attaccata da due, c'è Manzini, va uno contro uno, decide di andare dall'altra parte e allora va Chiara Lussana in uno contro uno con difesa schierata, scarico fuori per Valente dal lato, il tiro, c'è due, Manuela Valente e andiamo sul 48-37. Bellissimo tiro dal lato di Manuela Valente che trova il suo ennesimo canestro alla recuperata. Time out chiamato da coach ospite, un po' di disattenzioni in quest'ultima parte di gara per quanto riguarda
Albino, scusate, per quanto riguarda Carugate, Albino invece è molto molto concentrata e continua veramente come un trattore a fare quello che deve fare con massima semplicità e dedizione. Potrei utilizzare questo termine perché veramente le ragazze, conoscendo un pochino l'ambiente, conoscendo le ragazze poi come lavorano in settimana, possiamo veramente dire che quello che viene chiesto da coach Stibiel, le ragazze lo stanno facendo veramente ad hoc, senza alcun dubbio. Infatti anche il continuo cambiare di coach Stibiel, al di là dell'inizio che tutto sommato è stato un inizio probabilmente inaspettato, perché Carugate è partito veramente forte, i cambi poi successivi sono stati dati anche proprio da motivazioni legate a: in questo momento non hai fatto quello che ti ho chiesto, allora esci un momento, dopo rientrerai, lo fai e continui a giocare. Ottima secondo me fino adesso la gestione anche della partita da parte di coach Stibiel. Tanto dal lato, torniamo da Lussana, il tiro, niente da fare, va ancora De Vincenzi, immensa Simona, brava. Valente ancora, Simona, gioco a tre triangolo con Silva che prova il tiro, subisce il fallo sul tiro, andrà in lunetta, fallo di Albano, fallo di Albano e va in lunetta Elisa, tre falli a due. Vai il canestro di Elisa. Eccoci, mi arriva un consiglio da parte della regia di Laura Fumagalli, suggerisce che Simodev ha preso ben 15 rimbalzi, pensavo sui 12 o 13, addirittura 15 rimbalzi. 13, quindi non 15, 13, dai, ci siamo, li ho contati, bastano, direi che fino adesso, per adesso bastano, speriamo continui così perché veramente Simodev ci sta facendo veramente vedere delle cose belle belle belle, sia in attacco che in difesa. Simon, ok, va Valè, Manu Valente, niente da fare, non entra la palla però, subisce fallo e andrà in lunetta. L'arbitro sta cercando di comprendere e la dà proprio a Manu Valente. Ed è il quarto fallo per lei. Coach Stibiel ragiona, vedo che ragiona in panchina. Niente da fare, non dice niente cambio. Spinge la sua ragazza a rimanere in campo e stare attenta a non commettere il quinto ed ultimo fallo. Va Rossi in... ha referto con un altro punto dalla lunetta, 49 a 38, 3 minuti e 44, il passaggio troppo lungo, sbagliato, alloccia il contropiede Carugate, va fino in fondo, Giotti, due punti sulla soletta, chiede di stare alte alle ragazze, coach Re, che ancora una volta mette la zona, voleva l'anticipo linea da fare, va Lussana, va in mezzo a tre, chiede time out coach Stibiel, fino in fondo niente da fare, la palla è bianca, giusto così, palla bianca, Scarsi è arrabbiata, time out coach Stibiel preoccupatissimo. 1 e 17 16 15 14, sempre zona da parte di coach Re, quindi delle ragazze di Carugate. Valente si butta sulla palla, eccola, poi va per Silva, scarico in angolo per Marulli, bellissimo taglio di Valente fino in fondo, bellissima azione in conclusione, più 11 Albino quando inizia l'ultimo minuto di questa avvincente gara. Tiro da tre stoppata proprio da Simo De Vincenzi, parte ancora Linda Anzini, blocco di Marulli, cambio di gioco verso Silva che sbaglia però il passaggio per Marulli, Marulli stava uscendo, invece Silva ha tentato il passaggio sotto, tiro da tre però di Tiotti,
e Stibiel dice: ragazze, non bisogna lasciare lo spazio, non bisogna permettere di prendere, non possiamo permetterci di prendere un tiro da tre in quella maniera. Non c'era davanti neanche la notizia di difesa. Ricordiamo che ovviamente il gioco riprenderà con la rimessa dal lato in zona di attacco. ...51-43... Rientrano intanto le squadre in campo. Non ci sono stati cambi. Viene predicata la calma da coach Stibiel, ma la calma non vuol dire: ragazzi, ci sediamo. Questa partita bisogna portarla a casa per le ragazze bergamasche. Rimessa, siamo sul lato. La palla è in mano di Silva, allora di Vincenzi, fa circolazione di palla, probabilmente vorrà far scadere i 24. 14, tanto sicuramente 24. Fischiato il fallo, volevano il fischio dell'arbitro, non è arrivato per tempo, abbastanza arrabbiato il coach ospite, in quanto chiedeva proprio il fallo per bloccare il tempo. 51-43, fallo, altro fallo fischiato che manderà in lunetta Stefania Marulli. 51-43, due tiri liberi per lei. Brava Selene. No, litiga il pallone, litiga il pallone con il ferro. Amarulli, secondo c'è, 52-9, 6 secondi alla conclusione. Applausi a scena aperta per Marina Valente, ragazza che è arrivata quest'estate. Si è ambientata alla grande dopo un po' di fatica all'inizio, come giusto che sia. Ha fatto vedere veramente della, la pasta di cui è fatta, e ha fatto vedere delle belle belle cose. Si conclude qui la decima giornata di andata tra Fassi Albino e Castel Carugate, 52-53. Partita veramente combattuta su ogni pallone, lo dice anche il dato statistico di quasi 13-14 palle palle a due. Una Fassi decisa, ha portato avanti per tutta la gara, o perlomeno per la maggior parte della gara, quello che doveva fare, ok? Quindi aggredire le avversarie, imporre il proprio ritmo, il gioco e tutto, e così ha fatto. Carugate è stata veramente difficile da battere, ha fatto vedere delle cose molto molto interessanti, le sue ragazze non hanno mollato neanche un centimetro. Per questo questa vittoria sicuramente ci porta a affrontare domenica Cagliari con la serenità, ma anche con la voglia di continuare la striscia positiva. Ricordiamo il punteggio: 52-43 per Albino. Io sono Federico Bovarini, è stato un piacere stare in vostra compagnia. Ci vediamo probabilmente nel 2017. Ricordo, la prossima partita verrà commentata da Marco Blasizza, il mio collega. Quindi buone feste a tutti e buon basket.